Ben ritrovati amici in bici. Quest'oggi andiamo sul monte di Mezzocrona, ma più precisamente dove andiamo? Prum? Manca Crown. Ma per i dettagli vediamo la scheda tecnica. Percorso che in alcune fasi si è rivelato difficoltoso. Partenza da Taio e direzione Mollaro. Da qui si seguono i cartelli per Casteltur, che si raggiunge passando per il paese di Dardine. Dal castello, tramite strade bianche, si giunge alla torre di visione. A questo punto bisogna scendere la rocchetta e per farlo noi abbiamo optato per un sentiero molto ripido e stretto, non adatto alle biciclette e che sconsigliamo. Dalla rocchetta, tramite la strada vecchia, si arriva alla strada asfaltata che porta sul monte di Mezzocrona. Le pendenze qui diventano elevate, arrivando a superare anche il 40%. Giunti alla località Monte, si prosegue su strada bianca verso Manga Crown, strada senza difficoltà, ma bisognerà fare i conti con la fatica accumulata in precedenza. Si riscende poi alla rocchetta dalla stessa strada dell'andata e da lì, prendendo la ciclabile, si torna velocemente in Val di Non. Allora, siete tutti pronti? Sì! E allora partiamo! Ci sarebbe la ciclabile, ma questo elemento ha deciso di farci fare una strada alternativa molto migliore della ciclabile. Voi fate la ciclabile. Prima tappa a Casteltur. Sì, ci arriviamo. Andiamo ad ammirare questo fantastico maniero. Vita molto tosta. Eccolo qua su il castello. Che bello! Eccoci finalmente arrivati al Casteltur. Casteltur è un castello di origini medievali e apparteneva alla famiglia dei Thun fino alla fine 800 e poi è stato acquistato dalla provincia nei primi anni 2000 e ora è visitabile. Dentro è un bellissimo castello arredato, visitabile tutto l'anno. Adesso andiamo al punto panoramico più a sud della Val di Non.
siamo direzionati verso Tor di Visione, però trovarla sta diventando un'impresa. Continuiamo a sbagliare strada e per fortuna siamo riusciti a trovare degli escursionisti che ci hanno spiegato il percorso giusto da prendere. Minuti e siamo alla Torre di Visione. Intanto mini break. Caso di dirlo! Che spettacolo! Arrivati alla Torre di Visione, sosta Panini e poi ripartiamo! La discesa è stata assai complicata e Amici in Bici sconsiglia di farla a chiunque, e fra un attimo arriviamo a Mezzo Lombardo e poi vediamo cosa facciamo. Abbiamo fatto una pausa al bar, abbiamo bevuto una cochina. Adesso saliamo al Monte di Mezza Corona, ma prima abbiamo fatto la sosta qua al laghetto per guardare e ammirare il burrone Giovannelli. Stiamo affrontando la strada delle Longhe che ci porterà al Monte di Mezza Corona. Got it.
cari amici in bici, il consiglio che vi do è quello di non provare questo giro, perché è assai complicato tra la discesa di prima e la salita che abbiamo appena affrontato. Non è proprio una cosa fattibile da tutti, però se siete temerari, ben venga insomma. Incredibilmente anche quest'oggi sembrerebbe che ce l'abbiamo fatta. Stiamo per arrivare a Malga Crown. Arrivati a Malga Crown, ci mangia! Abbiamo finito di rifocillarci a Malga Crown. Volendo si potrebbe continuare verso la cima Rocca Piana. Ma noi Hermes questa volta torniamo indietro. Ci vediamo al prossimo giro. Amici in bici. Yeah!